Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi mi vedete in una location completamente diversa perché sono in piscina. Oggi fa caldissimo e non ce la potevo fare a registrare un video nella mia stanza, quindi eccomi qui. Oggi voglio farvi vedere gli acquisti che ho fatto da Primark e da Maison du Monde. Parto da Maison du Monde, ho preso tre cosine per la cucina. Ho preso questi contenitori in latta per lo zucchero, per il caffè, ma in realtà qui non metteremo il caffè ma li cialde. E poi ne ho preso uno più grande che è questo qui per i biscotti. Questi li ho pagati, non mi ricordo, aspettate, no, questi piccoli, se non ricordo male, sugli 8,90 €, questo forse sui 12 €, perché è un pochettino più grande e saranno a vista nella cucina. Dopo magari vi metto una foto per farvi vedere come stanno. Sono appunto di latta bianchi con la scritta nera e poi c'è il coperchio che mi è piaciuto molto in simil legno e mi piace proprio il contrasto del bianco con il coperchio di legno. Non vedo l'ora di utilizzarli. Adesso invece passiamo allo shopping che ho fatto da Primark. Sono stata da Primark la settimana scorsa, quindi probabilmente alcune di queste cosine le potete trovare ancora se passate in negozio. Come sempre io vengo attratta quando entro da Primark, devo sempre uscire con qualcosa, cioè c'è sempre qualcosa che mi piace. Parto da questa pochette che ho trovato in saldo, praticamente al posto di 4 € l'ho pagata soltanto 2 €. Mi piace molto, tutta azzurra, così azzurro pastello. Ora non so quanto si riesca a vedere perché oggi c'è tantissimo sole, in caso vi metto qualche immagine. Questa penso di utilizzarla come pochette per i miei trucchi, con la scritta Dream, cioè è davvero molto molto bella, poi per 2 €, cioè non potevo lasciarla lì. Un'altra pochette che ho preso e che mi piace davvero molto, questa è una novità, ce n'erano tantissime, l'ho pagata 5 €, è davvero grande. Questa mi piace utilizzarle quando devo mettere gli shampoo, i balsami, insomma i prodotti per il corpo da portare in valigia, perché è davvero super capiente, ci stanno un sacco di cose. Ne avevo già presa una in passato sempre da Primark di queste dimensioni e l'ho sfruttata davvero tantissimo. All'interno è tipo plastificata, quindi se si apre la confezione non dovrebbe andare a rilasciarla all'interno della valigia, ed è tutta righe bianche e rosa con la scritta Supretti e assomiglia tantissimo allo stile di Victoria's Secret, davvero bella. Poi vabbè, qui vado abbastanza veloce, ho ripreso i dischetti di cotone, sapete che li utilizzo quindi li ricompro sempre. Poi ho voluto provare a prendere il power bank, non ne ho mai provati di Primark, quindi fatemi sapere se sono buoni, se ricaricano il telefono completamente al 100%. In teoria dovrebbe andare a ricaricare il telefono, ci dovrebbe dare due ricariche. L'ho pagato 9 € e mi piace molto perché è così tutto tipo color arcobaleno, tutto sfumato con colori pastello. Sono curiosa di provarlo ed cioè io utilizzo tanto il power bank proprio perché quando esco di casa ho il telefono scarico e ho bisogno di ricaricarlo. Questi devo dire che vengono molto comodi. E poi mi piaceva troppo il pack, cioè come ha fatto questo rispetto magari ai classici, e quindi ne ho preso uno. Poi sempre per il viaggio ho preso anche questi dispenser, questo kit con dei mini dispenser. Partiamo dagli 80 ml fino ad arrivare ai 100 ml. Questi sono perfetti da mettere nel bagaglio a mano quando devo portare soltanto il bagaglio a mano. Devo dire che questi li utilizzo molto perché vengono super utili quando viaggio, preferisco sempre portare comunque i miei prodotti, al 99% porto i miei prodotti, e quindi questi contenitori li utilizzo sempre, semplicissimi, trasparenti con il tappino bianco, però c'era anche fucsia. Questi li ho pagati 1,50 €. Passando invece alla categoria beauty, ho preso per la mia vanity table questo contenitore trasparente per i rossetti, ma la cosa bella è che ha questo bordino in oro rosa che gira tutto intorno, contiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 rossetti, e mi piace tenere questi contenitori a vista o sulla cassettiera oppure sulla vanity table stessa. E questo contenitore l'ho pagato 3 €, c'era anche molto più grande, però direi che questo può bastare perché neanche troppo grandi a vista poi non mi piacciono molto, preferisco qualcosa di piccolo, di carino, e questo mi ha conquistato. E sempre per la vanity table ho preso questo specchio, ora non voglio accecarvi, che mi piace molto perché è tutto bianco, è semplicissimo, in plastica. Questo costava 12 €, ma l'ho pagato scontato perché era in saldo e se non ricordo male gli ho dato 8 €. Ma la cosa carina è che ci sono le orecchiette, cioè guardate qua, sono appunto le orecchiette rosa in gomma, l'ho trovato simpatico. Qui volendo si possono mettere anche dei gioielli, non lo so, perché comunque c'è un piccolo ripiano dove poter volendo inserire dei gioielli o magari anche semplicemente dei prodotti di make up, carino. E tra l'altro funziona anche con le pile, si possono inserire le pile e si illumina lo specchio intorno, molto simpatico. Poi ho preso un'altra spazzola, sono sincera, questa la preferisco rispetto a quella che ho preso, che vi ho mostrato nell'ultimo video, se ancora nell'ultimo video di prima
Primark. Se ancora non l'avete visto, ve lo lascio qui nelle schede. Comunque l'ho scelta con lo sfondo marmo e rosa, rosa cipria. Devo dire che mi trovo bene con le spazzole di Primark. Pettinano, non strappano troppo i capelli per quello che costano. Questa l'ho pagata 3 euro e mi piace troppo la fantasia. Ho poi trovato questo meraviglioso portachiavi a forma di cupcake rosa con tutti i glitter. Cioè è troppo bello, che è abbastanza grande, però è bellissimo. Questo tra l'altro era scontato al posto di 3 euro, l'ho pagato con il 50% di sconto 1,50 euro. Li adoro, adoro i portachiavi di Primark. E questo forse tra tutti quelli che ho è il mio preferito. E siamo arrivati all'ultimo capo che ho preso, cioè all'ultimo capo, all'ultimo articolo che ho preso da Primark. Ho preso questi pantaloncini, questi shorts rosa, a righe rosa e bianchi, con la nappina in rosa, con i filetti anche color rame, color oro rosa. Questi li ho presi in taglia, sì, in taglia S. Li ho pagati, costavano poco, li ho pagati soltanto 3 euro. Questi li adoro da utilizzare in casa o come pigiamino, oppure anche semplicemente per stare in casa comoda durante l'estate. Ce ne sono tantissimi, erano molto belli anche quelli con i fenicotteri, però alla fine ho preso questi. Poi mi stavo dimenticando, ho preso anche 3 cosine da Tiger. Da Tiger ho preso questa spatola per i dolci, che in realtà vedo, ho visto da tanto tempo, specialmente su Instagram, però non l'avevo mai trovata in negozio. L'ho trovata, mi piace molto, quindi l'ho presa. Questa, oddio, non ricordo il prezzo, però mi pare di averla pagata sui 3 euro. Poi ho preso questi bicchierini in cartone con il coperchio azzurro Tiffany, con tutti questi ananas. Queste sono delle coppettine da utilizzare cioè per mangiare il gelato, in sostanza. Sono 5 pezzi, costavano sui 2 euro. Sono carini se c'è qualcuno, inviti qualcuno a casa e vuoi un contenitore diverso al classico bicchiere in vetro. Simpatici. L'ultima cosa che ho preso sono stati questi porta patatine fatte in casa, un po' simile al cartone che ti danno da McDonald's con le patatine. Carine secondo me per fare qualche foto o da utilizzare magari anche a cena se inviti qualche amico, per fare qualcosa di simpatico, niente di troppo raffinato. Si possono utilizzare questi vicino al piatto con le patatine fritte. Secondo me un'idea carina. Nulla, finalmente sono riuscita a farvi vedere tutte le cose che ho preso in queste 2 settimane. Sono stupidatine, però ci tengo sempre a farvele vedere. Fatemi sapere con un pollice in su se questo video vi è piaciuto, e specialmente se vi è piaciuta questa location. Fatemi sapere anche se l'audio si sente abbastanza bene. Spero tanto, spero proprio di sì. Vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao! Questo. Basta! No, gli aerei si sentono.